Incominciamo un nuovo lavoro. Come vedete, questa è un'ondina, diciamo, è un cerchio fatto tutto a onde. E quindi faremo tutta mochetta di finizione e qui verrà il piede a mochetta. Poi vedrete che ci sono queste curve qui. Naturalmente, qui ci dovremo stringere internamente e allargare esternamente con gli spilli. Poi di nuovo stringere esternamente e internamente allargarci. Comunque questa è soltanto un approccio alle curve, perché dopo faremo delle curve determinate a gomito, morbide, ci sarà il punto treccia. Ho questi disegni che saranno inseriti insieme a quello là, dove ci sono le barrette incrociate, come vedete. Qui c'è la grande barretta e poi abbiamo punto di confezione e abbiamo il mezzo punto interno alla biscetta, e esternamente verrà tutta fatta la mochetta. E oltre a questo ci sarà un altro disegno, questo qua è fatto punto di confezione, mochetta interna, praticamente la biscetta viene rifinita a mochetta interna con la mochetta di finizione esterna. Le curve verranno lavorate con il punto adatto per le curve, perché adesso noi faremo soltanto che stringere e allargare allargare gli spilli, scusate, in questo disegno qua. Poi in quest'altro invece dovremo fare proprio il suo punto per il curva a gomito, per le curve morbide, logicamente. Quindi dovremo fare più di un lavoro. Qui c'è anche il punto treccia, il punto treccina, non so se lo conoscete. Ci sono le barrette sempre incrociate e andiamo avanti e facciamo questo lavoro. E poi per ultimo inseriremo un altro disegno dove potrete fare anche un bel centro, che sarebbe questo. Vedete com'è fatto questo qui? Praticamente questo qua, da tutte quelle curve che noi faremo e quelle barrette che faremo, vi porteranno a questo centro qua, perché con la preparazione di quelli prima vi aiuteranno ad arrivare a questo. Questo infatti è fatto di curve a gomito, curve morbide, varie barrette incrociate, semplici. Interno c'è una bella barretta un pochino complicata, comunque la vedremo insieme. All'esterno faremo il punto mochetta con una barretta attorcigliata e poi faremo queste mochette esterne per finizione. E verrà un bel centro, quindi prepariamoci e cominciamo a lavorare. Iniziamo mettendo 6 paia di spilli. 6 spilli, cioè, scusate. Cominciamo da qui, Non parto dalla curva. Parto dalla passata la curva, così ve lo spiego meglio mentre che cammino. Ho messo i miei spilli, sono 6 spilli. Ogni spillo metterò un paio, mentre invece all'inizio di questo spillo che abbiamo alla mia sinistra ne metterò 2 paia. Praticamente metterò il mio ordito e metterò la mia trama. Mi raccomando, adoperate un 30, perché io sto adoperando un 30. Per i primi lavori faremo tutti con un 30. Man mano che faremo i lavori, poi vi dirò gli altri filati che ci vorranno, logicamente. Cominciamo il primo giro, tutto, voi lo sapete già, per la biscetta a punto tela. Ora all'inizio sapete benissimo che dovete lavorare tutte le paia, poi dopo cominceremo a fare la moghetta e tutto il resto.
Ora qui all'inizio noi possiamo benissimo fare ugualmente la nostra mucchetta di finizione, perché ci aiuta quando dopo dobbiamo agganciarsi al ritorno per chiudere il lavoro. Quindi io già attorciglio la mia trama, attorciglio l'altro dito, lavoro, vado avanti, attorciglio di nuovo, sempre due volte, sapete voi, già lo sapete, attorciglio di nuovo due volte, lavoro ancora e mi faccio la mia mucchetta. Mi raccomando, tirate sempre, se volete di forma i nodini. Se è possibile, uscite un pochino fuori dal tracciato perché viene più bella la mochetta. E cominciamo a lavorare. 1, 2, 1, 2 e torno dietro. Fino ad arrivare alla curva. Allora, sto cominciando a fare il lavoro. Tanto io adesso dovrò fare soltanto la biscetta, quindi ci vedremo tra un po' quando arriverò vicino a questa curva qua. Ora lavoro normalmente, quindi dovrò andare sempre dritta fino a che non mi trovo alla vicinanza di questa curva qua. Ok? Siamo arrivati.